Non lasciano spazio a dubbi di interpretazione le immagini catturate dalle videocamere impiantate dai carabinieri nei viali del quartiere Piedimonte di Nocera Inferiore. Un'ampia attività di spaccio di sostanze stupefacenti, hashish, marijuana e cocaina, cedute a decine di clienti ogni giorno davanti al crocifisso posto all'incrocio tra via Orbulana e via Allende. L'attività di spaccio avveniva tra le 14 e le 20 di ogni giorno, con gli appuntamenti che qualche volta si spostavano nei pressi della scuola elementare e dell'istituto di formazione professionale, poco distanti dal crocifisso. All'alba di oggi 11 persone raggiunte da provvedimenti cautelari, 4 in carcere, i fratelli Mario e Francesco D'Elia, Mario Sarno e Antonio Bevilacqua. Agli arresti domiciliari Fabio Bruno, Carmine Cuomo, Vincenzo Fierro, Marco Iannone e fratelli Natale e Gerardo D'Alessandro. Per un'11ª persona, Giuseppe Abate, il GIP Paolo Valiante ha disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Quello scoperto dai carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore del maggiore Matteo Gabelloni, con il coordinamento del sostituto procuratore Marielda Montefusco, è un vero e proprio market della droga a cielo aperto, con un business che avveniva da almeno 6 mesi. Credevano di essere al sicuro i componenti della gang, dopo aver scoperto e divelto quella che reputavano l'unica telecamera posizionata in zona dai carabinieri. E invece ce n'erano delle altre, attive e assolutamente indispensabili per dare concretezza ad un quadro investigativo altrimenti impossibile, vista la particolare conformazione fisica e sociologica del quartiere in questione. A Piedimonte, ha detto in conferenza stampa il procuratore Izzo, si conoscono tutti e in quei viali è difficile per uno sconosciuto entrare e curiosare senza destare sospetti. Poiché il territorio che è stato oggetto dell'attività prima di monitoraggio e poi di intervento investigativo era conosciuto come quello che nell'agro lucino sarnese era il fulcro dell'attività di spaccio di varie sostanze. Come avete appreso, si trattava non solo di hashish e marijuana, ma anche di cocaina. E quindi un'operazione meritoria dei carabinieri del reparto territoriale che, coordinati da questa procura, hanno scombinato questa organizzazione che da tempo operava in condizioni agevoli per loro e difficili per gli investigatori, in quanto il territorio è contrassegnato da un tendero di vicoli, di viuzze, di piccole corti, eccetera, eccetera, all'interno del quale era facile quindi avvistare chiunque, e c'erano evidentemente posizioni atte a segnalare tempestivamente eventuali avvistamenti, il che rendeva difficile, ha reso difficile l'attività prima di monitoraggio e poi di intervento. Comunque tutto è bene quel che finisce bene. C'è stata proprio un'assoluta mancanza di collaborazione dovuta al fatto comprensibile che tutte le persone dedite a questa fiorente attività erano e sono residenti, di modo che chi avesse voluto denunziare sapeva, anche anonimamente, sapeva che si sarebbe esposto a ritorsioni da parte di persone che incontrava quotidianamente. Diciamo che il quartiere era un po' la roccaforte di questo gruppo criminale, quindi ci rendiamo conto delle difficoltà delle persone che hanno dovuto subire anche la loro presenza. Di certo si muovevano in un quartiere dove erano nati, cresciuti ed erano conosciuti da molte persone. E ovviamente anche chi non avesse gradito comunque doveva fare i conti con un gruppo criminale spavaldo che si sentiva sicuro, che poteva anche contare su delle armi, quindi dobbiamo anche considerare la paura che potevano incutere nelle persone per bene che abitano in questo quartiere storico di Nocera.